andiamo a leggere il giornale di oggi. E che cosa succede? Che cosa vado a leggere? Pozzo killer, morti due operai in nero. Cominciamo subito da qua. Bonifica per la Bagnoli, per la bonifica dei Magistris dal PM. L'ambiente è nemici delle ruspe. Allora vedete come c'è l'unica, voglio dire, voce è questo fatto dei problemi ambientali e problemi di lavoro. E gli ambientalisti che sembrano quasi coloro che, facendo gli ambientalisti, ostacolano il lavoro, ostacolano lo sviluppo. E poi poco lavoro, zero controlli, sicurezza uccisa dalla crisi. Adesso ragioniamo un attimo con un'altra ottica. Poco lavoro, zero controlli. Quel poco lavoro e zero controlli smaltirà legalmente? È possibile mai che la regione Campania non ha una sola discarica per rifiuti inerti da edilizia? Questi erano operai edili? Noi non abbiamo discariche censite ufficiali, l'unica d'Italia, mentre il Veneto ne ha 68. Che significa questo? Significa che ufficialmente noi affidiamo a flussi di TIR controllati dalla Camorra il trasporto extraregionale di rifiuti comunque non tossici e certamente che rientreranno attraverso un sistema per smaltire al nero, perché il problema dell'evasione è uguale al nord e al sud, con una differenza molto molto significativa. Al sud è quantitativamente maggiore, ma economicamente di valore inferiore. Al nord è quantitativamente minore, ma ha un valore economico 1000. Esempio, e chiariamoci subito, da noi le fabbriche di scarpe e di borse illegali sappiamo bene che stanno negli sgabuzzini, stanno negli scantinati, occupano 10, 15, 20 persone. Abbiamo visto in funzione del crollo che è accaduto in quella diciamo, cittadina della Puglia, a Barletta, quante persone lavoravano a nero. Quando hanno scoperto invece il lavoro a nero delle concerie di Vicenza, stiamo parlando di 800 dipendenti. Allora, se quelle concerie conciavano la pelle con quindi residui tossici da smaltire ed erano in nero per 800 dipendenti, voi potete immaginare la quantità di rifiuti tossici che producevano quelle attività di conceria per 800 dipendenti? La domanda è, pensate che sono rimasti tutti a Vicenza quelle attività di smaltimento di rifiuti tossici di una qualità e quantità da 800 dipendenti? Una quota parte e un'altra quota parte è andata altrove. Il flusso di rifiuti tossici nord verso sud è immodificato e sta gravemente aumentando. Lo stanno denunciando tutti i comitati che si occupano di roghi. Però vorrei aggiungere un'altra cosa ancora per dare l'idea della schizofrenia assoluta. Vi ricordate qualche anno fa che cosa si diceva quando nacque l'idea della terra dei roghi, grazie anche all'identificazione del capitolo di Saviano? La terra dei roghi esiste, la soluzione a terra dei roghi è Acerra, perché nel momento in cui i roghi non bruceranno più indiscriminatamente, ma bruceranno all'interno degli inceneritori, avremo controllate le emissioni di diossina e distrutto il sistema di smaltimento dei rifiuti tossici. Oggi, anno 2011, siamo al 3 novembre 2011, siamo perfettamente consapevoli che, due punti a capo, Acerra brucia ogni giorno non meno di 1700 tonnellate di rifiuti al giorno e lo smaltimento illegale dei rifiuti tossici e Via De Roberto, di cui è un esempio, quotidianamente non solo non è sparita come doveva sparire, ma è addirittura incrementata. Che vuol dire questo? Più noi consentiremo lo spazio per far sì che i rifiuti industriali non regolamentati e soprattutto non controllati non siano localmente smaltiti il più possibile. Io ho inventato un altro degli slogan, non rifiuti zero, ma rifiuti chilometri zero, soprattutto industriali. Noi dovremo cercare di controllare e contenere lo smaltimento dei rifiuti industriali quanto più è possibile nelle zone di produzione. Ed è quello che esattamente non vogliono al nord. Al nord vogliono le attività e il denaro conseguente, e poi al nord quello che va smaltito non sono in grado di smaltirlo al nord in maniera corretta e coerente sul proprio territorio. Per cui in un mondo globalizzato non passa giorno che scopriamo che dove c'è una concentrazione industriale c'è un flusso di rifiuti tossici industriali destinato all'esterno, destinato a livello internazionale, lo troviamo sui TIR, lo troviamo nei porti, lo troviamo dovunque. Allora, questo è il punto. E la Campania è, oserei dire, purtroppo, crocevia.
vogliamo chiamarla crocevia, possiamo chiamarla epicentro, possiamo chiamarla madre di questo sistema, perché in realtà questo è un sofisticato sistema industriale, che vede a pieno titolo e a parità di ruoli gli industriali del nord che producono e i nostri commercianti, grandi evasori del sud che ne ricavano denaro infinito. Non potremmo spiegarci quella questione dei fondi bancari. Quindi, in altro modo. Se ho capito bene, la regione Campania non ha base industriale, ok? Non ha una base industriale importante. Nonostante questo, smaltisce rifiuti tossici illegali, quindi noi cittadini campani non solo non abbiamo i benefici economici in termini di occupazione e di lavoro, ma abbiamo invece tutti i danni ambientali sulla salute del rifiuto illegale industriale, cioè, di prodotti industriali prodotti non qui in Campania, quindi noi abbiamo solo problemi. L'unico indice apparentemente positivo sono i depositi bancari che crescono, ma sono i depositi bancari di coloro che si arricchiscono su questo, cioè, traffico illecito. Ed è gravissimo, perché ti posso dare anche il dato, ormai si può calcolare, il professore Giordano ha calcolato il danno sanitario che noi abbiamo in conseguenza di questo, sono 12 miliardi, 12 miliardi per Napoli e Caserta significa 4 milioni di persone, in sintesi abbiamo prodotto circa 4 mila euro a testa attraverso un sistema in gran parte illegale e in gran parte fuori controllo del fisco, tramite commercio e tramite industria in nero, e ne paghiamo in conseguenza di questo non meno di 3.000 euro a testa in termini di danno sanitario, con un piccolo ma consistente differenza, e questa va detta. Quelli sono pochi conti correnti concentrati, i 3.000 euro sono a testa diffusi come danno, a cominciare dai figli dei camorristi, e i nostri conti correnti diffusi non hanno la stessa consistenza. E il problema sanitario oggi in Campania è diventato gravissimo. Siamo la regione che, in assenza di industria e consumando la metà ufficiale dei pesticidi e dei tossici che normalmente sono costretti a usare al nord, perché la nostra terra è inquinata ma è sempre fertilissima, noi abbiamo comunque un trend di incidenza ormai chiarissimo per patologie squisitamente legate all'inquinamento ambientale, come il colon retto. Noi che siamo la patria della dieta mediterranea, adesso in Caserta abbiamo un'incidenza incrementale di colon retto che sta già arrivando e superando a quella della Lombardia, e con un piccolo problema aggiuntivo: i soldi per pagarli loro ce li hanno e noi no. Già oggi è una vergogna, ma è pazzesco quello che si è creato, veramente pazzesco, schizofrenico e suicida. Ho partecipato al convegno della PDL, dove all'interno del convegno veniva criticata la legge sulla ripartizione sanitaria del federalismo fiscale. Noi adesso abbiamo già, si diceva, le donne con cancro della mammella a settembre 2011, la mammografia di controllo se la devono pagare. E questa è già la situazione. Cioè già non abbiamo risorse a fine anno per consentire oggi, non domani, i controlli sanitari a chi in oncologia è obbligato a fare i controlli. Il problema più grave qual è? È che mentre prima si cadeva malati a 40 anni, adesso, e lo posso testimoniare anche nella mia famiglia, ma purtroppo il dato è ufficiale proveniente dai nostri senologi, il picco di incidenza del cancro della mammella si registra tra i 20 e i 40 anni, soprattutto e anche in questa regione, con un incremento percentuale di almeno 2 punti l'anno. Il che significa che stiamo trasformando in costo sanitario non le signore anziane di 40-60 anni, ma stiamo trasformando in costo sanitario, ammesso che le curiamo bene e ammesso che le salviamo come i bulle veronesi e quindi diventano i salvatori delle donne, ma avere una donna con un cancro alla mammella a 20 anni significa avere un costo sanitario di controlli e mammografie per tutta la vita che già oggi la regione Campania non è in grado di sopportare. Allora, la tutela dell'ambiente è avere oggi in realtà il vero sviluppo. Cioè, allora noi abbiamo una terra che, se tutelata, voglio dire, Bagnoli, ci stiamo litigando da decenni, ma Bagnoli da millenni è il miglior porto a vela che esiste nel Mediterraneo, e ben lo sapevano i romani, come è stato ricordato dall'architetto Aldo Loris Rossi. Il problema non è che siamo noi che dobbiamo mendicare di fare la regata a Bagnoli, sono tutto il mondo che deve mendicare a me di fare la regata a Bagnoli, a una piccola condizione:
che a Bagnoli non ci sia il catrame sulla spiaggia, non ci sia quella situazione di disastro legata alla nostra ignavia di aver avuto un'enorme industria petrolchimica che come se fosse tolta 30 anni fa, ma che come se fosse stata chiusa ieri in termini di danno ambientale. Ed è veramente umiliante a pensare come è stato portato, diciamo, quella trasmissione di Rai 3, diciamo, Iacona, in cui vedere che nello stesso tempo e con la metà degli euro spesi, la RUR, che era la più grande inquinamento industriale d'Europa, è diventata un museo aperto, ambientalmente compatibile, che porta tanti visitatori quanto ne porta Pompei, e io ho paura, devo mettere un tappeto per mettere sotto la munnezza tossica per fare 10 giorni di regata, avendo speso il doppio degli euro, avendo speso 400 milioni di euro per una bonifica a Bagnoli che non è stata fatta, ma che addirittura, grazie alle denunce di un pentito e alle indagini della magistratura, scopriamo oggi che l'Ethernet di Bagnoli è stato spostato a Castelvolturno. È sotterrato. Allora, se noi pensiamo che questo sia lo sviluppo, allora noi dobbiamo ammettere oggi che entro 3-5 anni questa regione, come probabilmente vuole qualcuno del nord, è una regione più massacrata dell'Africa, dove quantomeno in Africa hanno la possibilità quantomeno di scappare e venire poi in Campania. Oserei dire praticamente si passa dalla padella alla brace. Cioè noi no, dove scappiamo? Dobbiamo ricominciare noi ad emigrare, e qua a questo punto già sta accadendo per i ragazzi laureati. Dobbiamo veramente porci il problema di dover emigrare perché la terra è diventata invivibile. Io continuo a vedere ogni giorno cose assurde. Sono stato invitato l'altro giorno a Marignanella, al confine tra Marignano e Marignanella. Accade, è accaduto e sta là qualcosa che poteva accadere solo in Regione Campania. Ripeto, fermo restando che è una terra che non avrebbe bisogno di pesticidi come è, esisteva a Marignanella un grande deposito di pesticidi 20 anni fa, 16 anni fa esattamente, di pesticidi ovviamente di vario tipo, anche tossici. Per un caso, e non sappiamo, non si è mai capito con esattezza perché, questo enorme deposito di fitofarmaci si è incendiato. Era una grande fabbrica chimica che si incendia. Quando una grande fabbrica chimica si incendia, in una nazione che, civile che si chiama Italia, ma che non si chiama Campania, bensì si chiama Seveso, sono venuti l'esercito, vari battaglioni dell'esercito, il genio dell'esercito, con le tute anti-inquinamento, hanno sollevato fino a mezzo metro il terreno e l'hanno portato in discariche speciali e hanno cominciato il controllo sanitario ed epidemiologico di un intero territorio che non viene più usato per coltivare, ma viene usato per, diciamo, a scopo di parco. Va bene? Questo si chiama Seveso. Noi dopo 16 anni a Marignanella abbiamo scoperto che quell'enorme massa di rifiuti chimici tossici con riconosciuto inquinamento da benzene fatto da chi è andato a controllare ancora oggi, sta ancora lì ad inquinare la fauna.